Arezzo, maglia nera in Toscana per quanto riguarda la dispersione scolastica. I dati preoccupanti parlano infatti chiaro. In provincia il tasso è pari al 21%, il più alto dell'intera regione. Dietro il numero si nascondono le storie, si nascondono tutta una serie di indicatori che sono impliciti e che non sono rilevati da altri indicatori di misurazione a livello sia internazionale che nazionale. Dispersione aggravata ulteriormente anche dalla pandemia. Sicuramente il Covid ha fatto la sua parte amplificando e generando una nuova ondata di dispersione e anche una dispersione nuova rispetto alle forme precedenti. Ad Arezzo è stata così organizzata dall'Agenzia Formativa Pratica una giornata dedicata alla scuola, alla casa dell'energia. Nell'ultimo anno c'è un grande lavoro dal basso che vede coinvolto il terzo settore, vede coinvolte le scuole, vede coinvolti i comuni, grazie ai finanziamenti anche dei piani educativi di zona della Regione Toscana, e quindi c'è un lavoro di comunità, un lavoro di rete. Ci sono in questo momento nella zona aretina 89 insegnanti referenti su varie tematiche inerenti alla dispersione scolastica che si riuniscono periodicamente in tavoli di lavoro tematici e che quindi si confrontano su buone pratiche, su obiettivi, su progettazioni proprio per contrastare questo fenomeno e per dare a tutte e a tutti le ragazze e i ragazzi aretini l'opportunità di un successo scolastico e formativo pieno di cui hanno diritto. Strategie per il successo scolastico e formativo, storie e orientamento, il titolo della giornata, composta da formazione, dialogo e confronto tra mondo della scuola, famiglie, istituzioni, ragazze e ragazzi. C'è bisogno di tutti, c'è bisogno soprattutto di agire su più fattori, con più azioni, non soltanto azioni politiche, ma anche azioni proprio all'interno della scuola, attraverso azioni che possano essere sistemiche. E c'è bisogno soprattutto di lavorare molto su quello che è l'orientamento scolastico, perché il consiglio orientativo sicuramente è un fattore predittivo insieme a quello delle competenze di base.